Vai. Ricorsi si articolano nello studio appunto della forma umana, del volto umano, in particolare partendo dai classici, con lo studio della tecnica della sanguigna, una tecnica antica, difficile, ma che comunque prende spunto da, appunto, dalla nostra scuola classica italiana rinascimentale. Poi il secondo corso invece si è articolato proprio sulla struttura del volto umano, profilo, mezzo profilo e frontale, per imparare a dare le giuste misure e non improvvisare. Il terzo corso invece è andato a centrare gli effetti artistici del bianco, del carboncino, delle luci, delle ombre, delle sfumature, creando degli effetti splendidi di rotondità e di perfezione. Ecco, questo percorso si ripropone comunque nell'Accademia continuativamente, i corsi sono sempre guidati dal maestro Paolo Tagliaferro e anche da altri docenti che ora sono in arrivo, in particolare il docente Luca Nava, che è storico dell'arte, che è qui presente, sì, e ci guiderà nel prossimo corso dedicato all'astrazione, come siamo arrivati dalla pittura formale alla pittura astratta e al gesto. Se vuoi dire proprio una brevissima parola. Sì, si tratterà di indagare un po' i movimenti artistici che si sono verificati nel secondo dopoguerra, partendo dai momenti fondativi oltreoceano e in Inghilterra, per poi andare a puntare un po' più l'attenzione sui fenomeni squisitamente italiani. Diciamo. Bene, mille grazie, vi aspettiamo in Accademia.